Monza Innsbruck con l'i30N. Vediamo quanto consuma. Hey, like 14 km al litro, raga, per fare Monza Innsbruck è un risultato incredibile. Non ho mai consumato così poco da quando ce l'ho. Prima di uscire dall'autostrada era 14,1. Poi l'ultimo salitina ho messo in N, giusto per fargli fare qualche scoppiettino, e è diminuito a 13,9. Fa niente. Comunque sono a Innsbruck chiaramente perché c'è il Crankworx di Innsbruck, terza tappa dello Slopestyle World Championship. Quest'anno sono già andato a Rotorua in Nuova Zelanda, dove però ero riserva, quindi non ho girato. E poi a Cairns, dove invece ho fatto un quinto posto, quindi top. Per chi ha seguito le versioni precedenti già nota una piccola differenza, cioè piccola, un'enorme differenza. Questo è l'inizio nuovo del Crankworx di Innsbruck. E qui... ho fatto un giretto a piedi per vedere un po' le modifiche e non voglio tediarvi troppo proprio perché ve l'ho già fatto vedere più e più volte questo corso. Vabbè, il primo drop chiaramente è cambiato totalmente, hanno costruito un ponteggio totalmente nuovo, torre di per sé è più alta, ma il salto sembra più o meno simile perché hanno alzato anche l'atterraggio. Infatti adesso, se vedete, l'atterraggio del drop è alto quasi 2 metri. Mi sembra che poi hanno rifatto tutte le rampe in legno, nel senso che erano un po' marci gli anni scorsi e adesso sembrano completamente nuove, però appunto principalmente sembra tutto uguale, eccetto la fine, dove non mi ricordavo che lo step down era così lungo, raga, ma secondo me era già così lungo. Ma la seconda grossa differenza del corso è sull'ultimo salto, dove hanno eliminato la rampa in legno e hanno aggiunto questa rampa in terra, che però è coperta, quindi non è che vedete molto, però così vi dà l'idea delle dimensioni. Comunque dai, speriamo che domani non ci sia vento e almeno vi faccio vedere come funziona il corso. Sono comunque curioso anch'io di vedere se effettivamente è migliorato. Comunque fatemi il favore di controllare se siete iscritti, perché so che YouTube ogni tanto toglie l'iscrizione, quindi guardate sotto se siete già iscritti. Dai Roma! Bene, in un attimo siamo qui con la bici. Intimorisce sempre comunque questo corso da provare rispetto a, che ne so, quello di Cairns. Ed eccoci qua. No, no. Close. Okay, we're gonna have a conversation about this. Nope. Come close? Qui va qualcuno o stiamo qui tutto il giorno? Farò un giro, è già passato tipo un quarto d'ora, 20 minuti. Ma vediamo lui cosa fa. Lui fa i quarter giganti. Quarterino. Ah, zero proprio, è andato giù. Ok, andiamo. Oh. Ma questa è più grossa, figa. Ma anche queste sono molto più grossi. Cazzo è successo a sti salti, raga? Qui frenatina. Ma che cazzo, quanto sono grossi. Oh, che brutte rampe in terra, inchiavabili come al solito. Cazzo è successo a sti salti, raga? Sono enormi. Minchia, ma cosa sono grossi, oh. I didn't remember the jumps that big. Che cazzo è successo? Li hanno ingranditi per forza, dai. Dopo il primo giro, raga, è già passata la voglia di fare tutti i trick, ovviamente. Perché mi faccio ingannare dai Crankworx? Ogni volta arrivi e dici, sì, questa volta, figa, faccio quello, faccio questo. Il primo giro dici, porca puttana, quanto cazzo sono grossi. Stamattina ho fatto circa 10 giri. Come vi ho detto, non mi ricordavo fossero così grossi, ma secondo me, come vi ho spiegato, li hanno ingranditi. Comunque nel primo pomeriggio poi sono andato a vedere anche gli altri italiani che sono qua in Innsbruck, perché non sono l'unico, cioè sono l'unico nello slopestyle, ma c'è il buon Dani Ferri che fa lo speed and style e ci sono i giovani ragazzini italiani che hanno fatto la pump track kids, tra cui l'avete già visto sul canale il buon Eddie Azzalin. Saluta mamma a casa. Ah, noi qua. No, limoni. Comunque pomeriggio avremmo dovuto avere altre prove, ma chiaramente cosa è successo a Innsbruck? Quindi per i veri trick si passa direttamente al giorno 2. Paul?
alzato il vento anche oggi, ragazzi. Siamo qui tutti appollaiati in cima a aspettare che scenda. C'è il coglione, proprio un coglione, Tomasted. Cioè, porca puttana, c'è il vento della vita e lui parte. Quello che ti guarda anche negli occhi quando parte. Dovete sapere che lui ha proprio il feticismo per girare col vento. Tutte le volte c'è il vento, tutti sono fermi, lui parte. Bastardo. Quattro giri e tutti a casa a dormire. Madonna, che vento. Come appunto non c'è moltissimo a fare, ne approfitto per rifarvi vedere questi Bot 2. Sono i nuovi occhiali di Out Off con il pannellino solare. Se non l'avevate visto, li avevo presentati nel video dove saltavamo al park con le moto elettriche. Loro si scuriscono al cambiare della luce grazie al pannellino solare. Mallet più questo, velocità. Però chiaramente questi sono stati creati per andare in bici a tutti gli effetti. Un paio di mesi fa sono andato a testarli nel bosco e devo dire che sono veramente perfetti. Questo è quando andate a indurare col caschetto aperto, è la fine del mondo. Non dovete mai togliere gli occhiali anche se trovate una condizione di luce buio. Ma la cosa bella rispetto alle lenti fotocromatiche è che questi passano in tempo zero a schiarirsi o a scurirsi. Quindi quando avete il cambio di luce, bam, cambia subito. E direte: ma non dà fastidio all'occhio? No raga, assolutamente non ve ne accorgete neanche. Ed è proprio questo il beneficio, che non vi accorgete della differenza di luce. Comunque in descrizione vi lascio sempre il link di questo occhialetto per vederlo. Poi lo usano anche gli Akidale Galeazzi, più top di così. Ci stiamo scaldando per bene. Troppo corchi l'ho fatto sulla hip. In realtà raga vorrei fare 7 corde dallo step down di terra. Però peso. Sì cazzo. Fanculo. C'ho le gambe che non reggono la tensione, cioè sono atterrato, si è scaricata tutta la tensione del mondo. Ragazzi, non sapete che sollievo essersi tolti dalle balle sto 7 cork dallo step down. Per chi è a casa magari non capisce la differenza tra fare un 7 cork su un salto del genere o un salto normale, ma raga, a livello di paura e di rischio su uno step down così grosso è veramente peso. Adesso mi sono già svestito e mi prendo una pausa proprio perché proprio trick list fatta. Pomeriggio ci sono altre prove, però come vedete dalla bandiera dietro me il vento si è alzato parecchio. Speriamo di poter continuare le prove, perché l'obiettivo è adesso togliersi dalle balle il secondo trick un po' più difficile che devo fare per me, 3-6 bar spinto tail sulla seconda hip. Tranne che sta hip raga, l'hanno ingrandita, sembra molto più grossa e faccio veramente fatica a buttarci dentro le combo nel 3-6. Devo fare ancora un po' di giri per capire se riesco, se è possibile per me farlo, se no devo cambiare piano. Yes! No. Vabbè, in compenso sono arrivati anche tutti i bambini del parco. Finché ero dietro. No, i guanti. Caduto neanche un giorno durante le prove. Chiaramente arriva la monta, pensa che è arrivato il gufo, guardalo là. Vai a letto. Guarda, la sera prima del crank, guarda cosa fa l'atleta. Hop. Buonanotte. La mattina del crank ordine inizia presto, 8:30 siamo già sul course, perché in teoria dalle 9 abbiamo le prove e 12:30 finale. Già sei indolenzito dagli scorsi giorni, anche se non cadi, robe del genere, però in genere per gli impatti senti il tuo corpo che è tutto duro, tutto un po', cioè sei legnoso. In più ti mettono le prove alle 9. Facciamo un readiness meeting, me la chillo un attimo e credo che intorno alle 10 inizierò a girare, perché 2 ore di prove mi bastano, avanzano.
Perlomeno posso sfoggiare il nuovo impermeabilino giaccavento che sto facendo con Fo, raga. È uno spoiler, per quello dovete anche seguirmi su Instagram, perché quando esce i primi che lo sapranno sono quelli che mi seguono su Instagram. Siamo, raga, sempre molto emozionante star qua. Ero di far vedere chi cazzo siamo. Dai cazzo. Dai cazzo. Dai cazzo, sto vento di me. Ok, dai, ok, ci siamo. So far, truck to X up in. Oh, can backflip to tail whip. He didn't even touch the frame, did that rotation completely with his arms. And then an opposite cork seven on the hip. Flip no foot can. I couldn't tell. Yeah. And then finishing it off with a casserole. There we go. Two in a row, top to bottom stomps. Sì, cazzo. Dopo che ero stato alternate a inizio anno in Nuova Zelanda, avevo perso, non lo so, un pochino la motivazione, mi ero un po' abbattuto. Ma prima in Australia e adesso con questa run posso dirvi al 100% che sono tornato veramente gasato e contento più di prima. Io sicuramente posso migliorare la mia run, ma sono assolutamente contento così. Ok ragazzi, io me la cillo. Anche se adesso sono attualmente quarto, ma in qualsiasi caso vi dico, sono contento così io. Sì, questo è il vero Toto. Certe volte io credo che la cosa più importante sia godersi l'esperienza e godersi i momenti. E vi assicuro che in questo contest l'ho fatto al 100%. L'unico real! In realtà se miglioravo un po' la run ero davanti a Uppi, ma potreste pensare che io... Ma io non sono così. A me non me ne frega un cazzo di arrivare sul podio. Volante a fare la propria run. Grande Uppi! Mi ha fatto veramente un sacco piacere vedere che a sto giro, raga, Innsbruck era pieno zeppo di italiani, veramente tantissime persone italiane, e veramente mi ha riempito il cuore. Mi ha fatto un sacco piacere parlare con voi. Io alla fine sono arrivato quarto, potevo arrivare terzo. Se avessi migliorato un po' qualche mio trick qua e là, sicuramente avrei preso qualche punto in più che mi sarebbe valso poi il terzo posto. Però raga, sono caduti tipo tutti oggi, non c'avevo voglia di seccare, anche perché tra un mese esatto c'è il Joyride. Quindi sono contentissimo col quarto posto. Alla fine ho fatto quinto a Cairns, quarto qui. Vediamo il Joyride se finiamo la tripletta. Raga, ci vediamo al prossimo Crankworx, appunto a Red Bull Joyride. Bella.